Ready, go! Ciao a tutti voi amici visionari, io sono Lauretta Buffa di Visionaire.fm e questo è un nuovo Visio Selfie, ovvero una breve video recensione. Se anche voi amate la fantascienza come me, probabilmente avrete visto che l'algoritmo di Netflix vi ha proposto il film Awake con Gina Rodriguez, che abbiamo visto anche nella serie TV Jane the Virgin. Il film parte da premesse anche abbastanza interessanti, devo dire, perché ci si pone la domanda: cosa succederebbe se la popolazione mondiale non riuscisse più a prendere sonno, a dormire a causa di una catastrofe naturale? Ovviamente le conseguenze porterebbero ad un'estinzione di massa, ecco, non sto a scendere nei dettagli per non fare spoiler. Dicevo, delle premesse interessanti che però purtroppo vengono un po' perse, si perdono a causa dello svolgimento decisamente caotico e confusionario. Ecco, tutto l'arco narrativo del film è un po' avvolto nelle nebbie. Non metto in dubbio il fatto che questo sia voluto per dare allo spettatore una sensazione di straniamento, un po' l'intontimento che si vive quando non si riesce a dormire e si ha un sonno pazzesco, ecco. Il problema però è che da spettatore devi anche un po' capire cosa sta succedendo, perché il filo della storia, la trama, perché un personaggio agisce in questo modo, dove andrà a finire la cosa, ecco. Sembra tutto un po' una cozzaglia di robe e di situazioni mischiate a caso come nel sacchettino dei cosi della tombola e buttate lì sul tavolo, perché ci sono diversi spunti, diversi personaggi che non vengono appena appena accennati, non si capisce che fine facciano, ecco. Personaggi ma anche situazioni, quindi una per tutti vi faccio un esempio senza spoilerare troppo. Ad un certo punto evadono in massa, escono dalla galera i carcerati di una cittadina, della cittadina, ecco, non si capisce perché, cos'è successo che li ha portati ad evadere in massa, cos'è successo in prigione, non lo sappiamo e non lo sapremo mai. E ovviamente però c'è anche, mi fa sorridere il fatto che gli americani debbano condire i film d'azione con del patriottismo, però a volte veramente eccessivamente smelenso. Una cosa per tutte, vi dico soltanto: seguite un oggetto nella storia che ha un arco, diciamo così, narrativo. Questo oggetto forse è la cosa più lucida e costante del film. Vi dico solo: guardate la stella dello sceriffo, ok? Che fa un giro particolare, poi capirete perché di queste mie affermazioni. Sembra quasi che il film abbia voluto essere anche un incrocio fra la fantascienza, il disaster movie, il road movie, anche lo zombie movie. In qualche modo ho avuto un po' l'idea che ci fosse anche un po' dietro il filone dei film zombie, no? Perché quando uno viene colpito dalla follia che lo annebbia, poi comunque gli parte la brocca e agisce di conseguenza, ma vedrete poi voi e giudicherete, ecco. Dicevo, ok, dare questa sensazione di straniamento, però c'è un limite, fammi capire cosa sta succedendo. Poi alla fine comunque si tirano le fila della situazione per arrivare ovviamente ad un finale che forse presagisce anche un sequel, spero di no, onestamente direi, signor Raso, la prego, ci risparmi e si risparmi una figuraccia, grazie. Viene risolto in modo, se vogliamo, anche brillante, seppur semplicistico a mio parere. Poi vabbè, cosa dire, riassumendo cosa ne penso del film Awake: una ciofeca pazzesca. Spero di esservi stata utile, se vi è piaciuto lasciate un like, un commento, condividete con i vostri amici, ma soprattutto iscrivetevi al canale o ai profili social. Alla prossima puntata, ciao ciao!